Non devi accettare caramelle dagli sconosciuti, ci siamo capiti? Sì, mamma, è pericoloso. Ho sentito che ci mettono la droga dentro. Ecco qui delle calze piene di caramelle portate da una strana e anziana signora sconosciuta entrata stanotte illegalmente in casa nostra. Grazie mille. Pronto, polizia! Dio, grazie. Grazie per quello che hai fatto per noi. Perché? Che ho fatto? Hai creato il mare. Così ogni volta che avremo sete sapremo dove andare a bere. Ragazzi, mi sa che ho fatto una stronzata. Pulisci la tua camera, che sta arrivando gente. Sì, ma mica devono venire in camera mia, scusa. E se entrassero, non si sa mai. In realtà nessuno andrà nella sua camera, lo dico solo per fargliela sistemare. Amici di mia madre, venite pure in camera mia, venite. Davvero carinissimo. Volete fare una visita panoramica nel mio armadio? Oppure volete bere qualcosa dentro la mia scarpiera? O posso consigliarvi un aperitivo dentro il cassetto delle mie mutande? Sì, sì, per noi va bene l'aperitivo. Benissimo. A nonna caccia le scarpe prima però, eh! Ah, vabbè nonna, mica ti arrabbi per un paio di scarpe sul divano! Oh, ma i bambini vanno nell'umido o nell'indifferenziato? Da quest'anno non ci saranno più i classici sport a scuola, ne avremo dei nuovi, vi leggo la circolare. Benissimo, no? Il Ministero dell'Istruzione consiglia agli alunni di sfidarsi in una corsa da seduti. Ci può spiegare che cos'è, prof? E certo, è una corsa, dice, ma da seduti. Mi è sembrato molto chiaro a me. Poi abbiamo questo autoscontro tra banchi con le rotelle. Questo piccolo problema che il mio non ha le rotelle. Vabbè, le avranno rubate. Per finire questo table washing. Questo mi sembra carino, eh. Ovvero rapido movimento di pulizia del banco con i bidet. Dicevo orrendo, mi sembra. Siete pronti? Eh? Io il ciclo non posso. Io esco, ma mi raccomando, tu non aprire a nessuno. Sì, mamma. Qui è pieno di ladri e di persone che vogliono farti del male. In realtà non è vero, lo dico solo per spaventarlo. Chi è? Siete i ladri? Sì, siamo noi, saremmo venuti a rubare. Ah, mi dispiace, mia mamma non c'è. Mi scusi allora, vabbè, se sua mamma non c'è non entriamo noi, no. Posso offrirvi un caffè o un tè alla pesca, non so, ditemi voi. No, si figuri, torniamo più tardi. Intorno all'una e mezza, non sbagliate. Grazie mille. No, non puoi, perché finché sei sotto il mio tetto comando io. Adesso faccio tutto quello che voglio, brutta vecchia! Beh, se sotto il tetto comando io, sopra... penso lui? Mangio il gelato a colazione, guardo la TV fino a tardi e vado a drogare. Sì, mi ha fottuto! Avanti il prossimo! Salve, due biglietti per la quarta... Purtroppo li ho finiti, se volete c'è lo spettacolo delle 7 in quinta C. Lo vogliamo lo spettacolo delle 7 in quinta C? L'ultima volta hanno schiacciato una in quinta C. Hanno schiacciato una in quinta C, non lo vogliamo. Sì, altrimenti mi sono rimasti due posti per rompere le palle in terza B. Ci sono anche le zanzare, io non le sopporto a quelle. Sì, non le sopportiamo quelle. No, no, niente zanzare. Sono molto felice. Anch'io sono molto felice. Sono 10:80 entrata 3, grazie. Grazie a lei. Devi smetterla subito di aprirmi e poi urlare non c'è niente da mangiare. Non te ne frega nulla di me. Tu mi usi e mi sfrutti. Anch'io ho dei sentimenti che sono subito sotto il cassetto delle verdure. Anche quando sarò pieno di cibo, lo so che tu mi ferirai dicendomi che non è vero. Io ci soffro. Quindi prima che io stacchi da solo la mia spina, smettila di aprirmi ogni 20 minuti dicendo che non c'è niente, altrimenti... Mamma, non c'è niente da mangiare. Oggi Jade, che è una TikToker inglese, dovrà spiegarmi gli ingredienti per fare la carbonara. Mi raccomando, perché in Italia la carbonara è sacra, no? Come uno di quei santi che sono scritti sul calendario, on the calendar. Mentre se a voi non piace la carbonara, la prossima volta che mi vedete per strada non mi salutate, per favore. Mamma mia. So, sì. Eggs. Uovo. Yes. Ok. Cheese. What cheese? Quale? Parmigiano. Parmigiano. Pecorino. Pecorino? No.
No, parmesan. Quante parolacce dirò alla fine di questo video? Come si dice? Pollo. In Italia sei... Porco. Non dire stronzate. Pork. Pork. Ci mettiamo un bel maiale vivo e poi... Black pepper. Pepe nero. Spaghetti. Spaghetti or rigatone. Rigatone. Dipende dal palato, capito? Ah, ok, ok. Niente, non hai capito niente. And last one. Garlic. Un bel aglio intero per farsi la bocca. Questa è la carbonara secondo Jade. Probabilmente non ti faranno più entrare in Italia. It's good. Yeah. Oh, no. Yeah. Vai veloce, smettila di fare i capricci. Mamma, basta, mi hai rotto il cazzo. Aiuto. Da buon vicino di casa ho sentito dei rumori. È successo qualcosa? No, no, tutto risolto. Beh, sai, quando due persone si amano, lo chiedono alla cicogna. L'uccello? Sì, lui. Sì, sono io il numero 27, qua. Salve, allora, per me ne fate uno alto e con i capelli marroni. Esatto, proprio come avete detto voi. Mettete un po' di simpatia, che ho visto che è in sconto, e per il bene di tutti fatelo che non rompa il cazzo. Grazie, quanto vi devo! Guardi come siete tutti magri magri qua. E mi sa che vostra madre non vi dà da mangiare, eh. Ah, ma tu sei l'amichetto di Giulio, mio nipote. O Francesco si chiama. Lorenzo si chiama. Vabbè, quello. Siete tutti strani in faccia perché mangiate solo schifezze. Venite a casa che vi faccio due spaghettini. Alle 9 però ve ne andate che inizia il segreto. E se fate i bravi vi do pure i soldi per il gelato, eh. Sto studiando, chi è? Quinta C, 147 messaggi. Per forza qualcosa di importantissimo. Qualcuno ci può dare i compiti che noi eravamo in bagno. Sempre in bagno siete, che fate? Avete un letto lì e ci dormite? Raga, deciso, domani non entriamo. Ma è il terzo giorno di scuola. Ormai è deciso. Ma da chi? Stai parlando da solo da mezz'ora. Secondo i miei grafici l'anno scorso ho fatto tantissime assenze. Due. Io entro, eh. Qualcuno ci può dare i compiti? Io non sono a casa, mi... Secondo i miei avvocati io non devo più passarvi i compiti. Tu queste cose a noi non le dici, ok? Sto per silenziare il gruppo. Quindi non entriamo. Silenziato. Dai, che alla prima c'è matematica, quello stronzo. Ragazzi, mi sa che avete sbagliato gruppo. Cuffe, colpa loro. Penso spesso è l'inizio di tutto, questo penso spesso. Che spreco di trumano non baciarti da un po'. Possiamo fare fuoco come nelle palio. Possiamo fare bella storia, bella storia, bella storia, bella. Mamma, io vado, ci vediamo domani. Hai portato il pigiama e le mutande nuove? Metti che ti succede qualcosa e ti devono portare in ospedale. È un casino, po'. Dottore, presto, lo stiamo perdendo. È un codice rosso, dobbiamo subito operarlo o non ce la farà. Aspetti, mi sa che il paziente indossa delle mutande vecchie. Ah, e allora dobbiamo lasciarlo morire, mi sa. Ho aperto la borsa e non ha neanche il pigiama nuovo, guarda. È meglio non salvarle queste persone, guarda, io me ne vado. Sono 22,80. E che cosa sono questi qui? Mele, pere, banane? Vogliamo metterci un'unità di misura? Sicurezza, per favore! Salve, i signori vogliono qualcos'altro? Chiedimelo in inglese, in English, please, che è importante. Mi sa che devo chiamare i tuoi genitori. Ma chi è lei? Ma che vuole? È pazza, la signora è pazza! Signora, è in fila per il bagno? Io che ho quasi 60 anni non vado in bagno dalle 7 del mattino e voi dovete andarci ogni 40 minuti? È la prima volta che ci vado. È l'ultima ora, te la tieni, vai a casa tua. Ah, in realtà sarei appena arrivato. È l'ultima ora! Va bene, è l'ultima. Oh. Ciao nonna! Mamma!
Mamma mia, come sei brutto e grasso stamattina! Da qualcuno avrò preso, no? Brutta vecchia! Mangia tutto oggi perché la missione di nonna è farti diventare più grasso di quello che sei, eh! Lo sai che sono venuto solo per farmi dare i soldi per il gelato che userò per comprare tutto tranne il gelato, vero? Sì! L'altra volta mi hai dato solo 10 euro, eh? Sei proprio una tirchia! No, no! È che non voglio dare i soldi al nipote più brutto che ho! Adesso ho capito! Non ti chiedo neanche se hai trovato la fidanzatina, tanto chi ti vuole, scusa! In effetti... Buon appetito! Mamma! Aiuto! Lo sanno tutti che per farlo passare basta bere 15 sorsi d'acqua! 15! Ma nonna, devi bere al contrario, per quello che non funziona! Signora, ascolti me che sono dottore. Faccia trattenere il respiro a suo figlio per un minuto. Ma per un minuto muoio, mamma! Sì, il dottore dice che può succedere, tesoro. Devi spaventarti per farlo passare. Potrei spingerlo dalle scale. No, no, le scale no, per favore. Ah, dici che un pugno fortissimo in bocca è meglio. No, no, tranquilli, mi è passato. Benissimo. Dai, veloci, uno per volta in bagno, eh! Mamma, sono figlio unico, con chi dovrei andare in bagno poi? Scusa! Veloci, tornate in classe che sennò chiamo la vicepreside! Che vicepreside? Abitiamo con mio padre, tuo marito, che stai dicendo? Ah, sei tu quello della quinta C dell'ultimo banco! No, io sono quello del palazzo di fronte del primo piano, piacere. Lasci sempre tutto sporco, adesso ti porto la scopa, così pulisci tutto! Signora, sta bloccando il traffico, si muove, per favore. Sto facendo una cosa importante. Anzi, 47 verticale, ha scoperto l'America, la sa? Ma che mi interessa, se ne vuole andare, per favore. Vai subito in macchina e digli al professore che mo vengo io. Ah, è pazza la signora, poverina. Salve, benvenuti alla ricreazione in quinta A. Avevate prenotato un tavolo? Un tovagliolo in due? Perché mai uno vorrebbe un... Stai zitta! Un tavolo per due, scusi, non è del posto la mia amica. Ah, sì, posso consigliarvi il tavolo Gabriele, quello all'ultimo banco che è il migliore. Cosa c'è da mangiare? Mi ha detto che se ne vuole andare, ok? No, dice che cosa c'è da mangiare? Uno potrebbe fraintendere. Ah, e un panino al salame, preparato dalla madre, che con un po' di sua saliva è buonissimo. Ti accompagno. Stai zitto che ti schiacciano. Amore, si è fatto tardi, torniamo a casa che ho da fare. Sì, mamma, ancora 5 minuti. Ora, dai, non farmi gridare, lo sai che non lo faccio mai davanti agli altri. No, ti ho detto tra 5 minuti. Andiamocene ora, se vuoi ancora camminare sulle tue gambe. Tra 5 minuti potresti non averle più. Torni a casa dentro un sacco della spazzatura, stronzo. Ti ho convinto.